Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Borgonovo, prego. La rivoluzione arancione che avevo seguito parecchi anni fa, in cui l'Ucraina di allora si illuse molto che sarebbe stata salvata dall'Europa degli Stati Uniti, poi a un certo punto fu lasciata al suo destino. E ho la sensazione che qualcosa di simile stia avvenendo anche adesso. Non mi stupisce che le opinioni pubbliche siano stanche, perché al di là delle liste di proscrizioni indegne che sono fatte da queste parti, quello che sta accadendo è stato ampiamente previsto nei mesi passati. La Russia non è crollata, grazie alla vendita di gas e petrolio, ha accumulato addirittura un tesoretto da 60 miliardi, è diventata ora ne parliamo tra poco, si raggiunge Lorenzo Binismaghi che su questo ci racconta un po', insomma, tutto il tema sanzioni, come sta funzionando. Non sta funzionando, sta funzionando contro l'Europa, come dimostrano anche le scelte sbagliate, il suicidio della BCE. Quello che sta accadendo invece alla Russia è che si è arricchita con il petrolio, sta diventando il primo fornitore dell'India, quindi si sta aprendo forze che non sono esattamente occidentali, surclassando l'Arabia Saudita che prima non rispondeva al telefono a Biden. Gli ucraini denunciano loro una perdite tra i 100 e 200 uomini al giorno, forse sono anche di più, ne hanno circa 180.000 disponibili contro 900.000 russi. Lì diceva proprio il contrario, che loro continuavano a non dire delle loro perdite, dei loro morti. Oggi invece Zelensky comincia a dirlo, e come, anzi lancia allarmi. Questo fa Zelensky in questo momento. E la situazione, l'Europa che doveva essere, c'era stato detto che era super compatta all'inizio, invece non è affatto compatta, posizioni estremamente diverse. I russi continuano ad avanzare, noi ci siamo raccontati per 3 mesi, come ha detto qui il direttore dell'ISPI qualche giorno fa, seguendo la BBC e bevendoci qualunque cosa arrivasse dall'anglosfera, ci siamo bevuti che l'Ucraina poteva vincere. Oggi il Financial Times ha un editoriale molto duro in cui spiega che alla fine probabilmente l'Ucraina si deve trattare, capire se può non perdere, cosa che dice anche in qualche maniera qui sulla stampa. Scusami Francesco, dato che vedo che e ci ha raggiunti Lorenzo Binismaghi. Sì, vorrei concludere se posso. No, volevo soltanto poi a un certo punto farti dialogare con lui, perché sul tema delle sanzioni, lui è stato molto duro sulle sanzioni, ha detto non funzionano, anzi funzionano contro l'Europa. Binismaghi ha scritto un pezzo molto interessante spiegandoci invece che le sanzioni hanno una loro efficacia. Lorenzo Binismaghi lo conoscete tutti, è un economista, nonché è stato nel board della BCE, quindi diciamo che conosce molto bene l'economia europea solo. Prego Francesco, finisci. Binismaghi è, come dire, una parte in causa, nel senso che sta in Francia, lavora per un istituto francese, mi risulta, quindi ha le sue teorie che conosciamo già dagli anni passati sull'austerità e quant'altro, quindi insomma la sua visione. Noi vediamo quello che succede nella nostra realtà, e cioè che la Russia non è crollata, noi siamo in grossa difficoltà, le opinioni pubbliche si stancano, anche perché è stata raccontata una sola versione dei fatti in maniera ossessiva e anche abbastanza arrogante, e quello che probabilmente potrebbe succedere è che nei fatti si lascerà qualcosa, un pezzo del territorio ucraino ai russi, perché quello che ha detto Friedman anche prima, sicuramente gli americani hanno stanziato talmente tanti soldi che è difficile pensare che smettano di mandare sostegno, ma il punto è, mandano sostegno per fare cosa? Per rispedire indietro i russi o per evitare che gli ucraini siano macellati in qualche maniera? E le cose cambia radicalmente, è una sfumatura molto importante, perché un conto è resistere e lasciare un pezzo di territorio ai russi, e un altro conto è, come si era detto all'inizio, provare a vincere. E il fatto è che noi per tutti questi mesi ci siamo raccontati una favola che in realtà non c'è. No, la resiste, guarda, hanno detto sia Fioravanti che Per Vincenzi, parlava di provare a vincere, chi non conosce la situazione, chi non conosce le cose. Ma io sono d'accordo, dopodiché però per 3 mesi ci siamo detti che l'Ucraina poteva vincere, che bisognava detronizzare Putin, e alla fine ci stiamo ritrovando oggi al punto di 4 mesi fa. Scusami, però dato che hai aperto parecchi fronti, io credo che ci sono parecchie cose che vanno, ci sono parecchie persone che vogliono risponderti. Cioè, che l'Ucraina